identità. Ma se era vero, lo volevo chiudere. Te volevo mettere paura, ma non ci sono riuscita, mi è venuta da ridere. Che bravo che sei, lavi i piatti al buio per non sprecare corrente. Io sono un bio in tutto e per tutto. Madonna, la qualità comunque all'oscuro fa cagare. Cioè, si vede bene, non è completamente buio, però è tutto sgranato. Hola fiorellini, oddio, hola fiorellini, benvenuti o bentornati nel mio bellissimo canale e benvenuti o bentornati in un altro vlogmas. Allora, nel frattempo io mi muovo per casa, oggi è lunedì 21 di dicembre e teoricamente oggi dovrebbero entrare anche i soldini di YouTube. Speriamo, incrociamo le dita perché qua cassa integrazione zero, non è entrata una cippa lippa. E quindi vorrei almeno ricevere qualcosa da YouTube, eh? Cioè qualcosa, ma proprio una pernacchia, come si suol dire. Allora, è l'una, è tardissimo, Emiliano arriverà a momenti, io non vi ho preparato niente, però siccome ieri, se non avete visto il vlogmas di ieri, ve lo lascio qui, ci siamo abbuffati sia a pranzo che a cena, non vi dico nient'altro perché dovete andarlo a vedere il video. E ho deciso oggi di fare un pranzo leggero con un po' di pesce, giusto così, con il pomodoretto e basta, un po' di insalata, stop, niente pane, nient'altro vicino perché sennò esplodiamo. Ho distrutto la scatola, sono molto intelligente, speriamo di riuscire a recuperarla perché dovrei farvi il video quello dei prodotti top e flop della Lidl, siccome questo l'ho preso alla Lidl. Lo mangiamo e vediamo com'è e poi in questa maniera così assurda lo metterò tra i prodotti terminati. E niente, dai, mi inizio a cucinare, cioè devo andare, volo. Allora, eccoci qua, questo è il mio pranzo, pezzettino di pesce. Cioè, siamo passati, no? Dallo strafogacce. Vabbè, colazione a allora, Emiliano è tornato intanto comunque. Cioè, siamo fatti il pranzo al sushi, ci siamo abbottati. E a cena la pizza, 3.000 fritti, 3.000 cose, ci siamo abbottati. Così. Sì, così per forza te devi spurgare come le lumache. Lì c'è una pupi marlone. Ciao pupi marlone. Ciao lupi lupi. Guarda, guarda, guarda che fanatica, guarda che rotolo. Sei un kebab. Sei un kebab, sei un rollè di ciccia. L'altra sta qua sempre vicino a me, ovviamente, e mi guarda e mi fissa. Sei sempre così. Buon appetito. Come l'ho fatto? L'ho fatto semplicemente. Aspettate che vi metto a fuoco. L'ho semplicemente fatto ripassato in padella con un pochino di olio, aglio, pomodorini datterino e capperi e alla fine ci ho spolverato un po' di pan grattato per fare tipo una sorta di cremina. Dai, devo dire è molto buono. Sì, infatti. Buon appetito. Allora, fiorellini, io mi sto mettendo nella mia postazione, sono più distante del normale in realtà. Però è inevitabile perché non posso poggiare più il telefonino sul tavolo, altrimenti balla continuamente la ripresa. Questo qui è il sacco dei prodotti terminati della Lidl. Ce ne sono altri in frigo, insomma, che devo finire di fare, di terminare, di consumare, insomma. Però, cioè, sinceramente il sacco comincia a puzzare, quindi mi sono decisa a farvi vedere quello che c'è. E l'altro si vedrà, insomma, l'altro che ancora dobbiamo mangiare si vedrà. Sì, dai, così va meglio, sono leggermente più vicina. Scusate se siete anche un po' storti, però io più di così non riesco a fare. Iniziamo con i prodotti terminati Lidl. Allora, vi faccio vedere subito lo scempio di oggi che ho distrutto erroneamente. Sto parlando dei filetti di merluzzo d'Alaska della Ocean Sea della Lidl. Allora, devo dire che sono buonini. Non è un filetto unico, come potete vedere da questa immagine qui, questa specie di rettangolo.
Non è un filetto unico, bensì sono più filetti attaccati insieme e surgelati. Non so se è stata una cosa voluta o se volevano farlo sembrare un filetto unico. Comunque, discreto, niente di che. Lo ricompro, sì, lo ricompro, magari per, ecco, per dei pasti così veloci lo ricompro. 400 grammi, 4 porzioni. Anche qui ho distrutto la confezione, sto parlando della Certossa pan bauletto integrale, anche lui 400 grammi, anche lui diciamo buono, 100% farina integrale. Devo dire, volevo leggere un attimo gli ingredienti che in realtà non li ho letti. Farina 57%, acqua, olio di semi di girasole, lievito, sale, glutine di frumento, farina di malto di frumento. Gli do un 8, un 7 e mezzo, so, perché non è né fantasmagorico e né deludente, però è abbastanza sufficiente, direi. È uguale a quello dell'Eurospin, identico. Poi abbiamo qui le trecce di mozzarella della Italiamo. Eccole qui, queste treccioline qui di mozzarella. Dentro a questa confezione ci sono due trecce, ogni treccia pesa 100 grammi. Sinceramente non mi è piaciuta. Cioè, di questa marca qui io preferisco la stracciatella, come si chiama, la burrata, ma è un po' di tempo che non la trovo, cioè almeno tutte le volte che sono andata ultimamente non l'ho più trovata. E questa l'ho trovata abbastanza neutra come sapore, cioè non sapeva sostanzialmente di, sa di qualsiasi mozzarella in commercio banale, quindi no, non la riacquisto sicuramente, e anche perché costa diciamo di più rispetto alle altre mozzarelle normali in commercio, quindi casomai compro quelle piuttosto che questa. Passiamo a un prodotto che mi ha stupito tantissimo, sono loro i fiocchi di latte della Milbona. E allora, a me questi fiocchi di latte mi piacciono da morire, cioè vi ricordate, se avete visto il video svuota la spesa Lidl dove li faccio vedere, vi dico che io mi ostino ogni tanto a comprare questi fiocchi di latte, ma poi sostanzialmente non mi piacciono, ma non so perché li compro. Stavolta ho fatto bene, perché questi ci piacciono, cioè sono proprio cremosi, non sono acquosi e nemmeno secchi. Sia la cremina, diciamo, dove è il fiocco di latte, sia il fiocco di latte sono veramente buoni e saporiti. Probabilmente a livello di calorie, 100 grammi 98 calorie, allora è leggermente più alto rispetto magari agli altri fiocchi di latte, però comunque un'ottima percentuale di calorie, né troppa né troppo poca. Le proteine sono 11,5 grammi, quindi alte. Grassi 4,5, carboidrati 2,8. Ottime, 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 compratele, queste della Milbona, mi raccomando. Pasta sfoglia, la pasta sfoglia della Lidl è così, questa era di forma rettangolare, buona, una buona pasta sfoglia, quindi acquistatela tranquillamente. Non capisco perché ci siano in circolazione ancora quelle della Buitoni, per esempio, cioè no, che non ci, cioè, aspettate, non capisco perché quelle di marca tipo la Buitoni e quant'altro costano di più rispetto a queste, quando sono praticamente identiche, però la gente magari preferisce spendere di più per quella della Buitoni piuttosto che per questa, o quella dell'Eurospin, o quella della Conad, insomma tutte le varie sottomarche. Quando c'è queste qui hanno la stessa identica prestazione durante la cottura e anche all'assaggio, quindi compratele. Allora, pomodorini datterino biologici, non mi sono piaciuti perché non li ho trovati gustosi, dolci come quelli che magari compro all'Eurospin. Li ho trovati di sapore come un comune pachino. Quindi siccome mi aspettavo di mangiare magari delle caramelline piuttosto che dei pomodorini pachino, quindi no, non mi sono piaciuti, bocciati. Prodotto invece buono della Cronfield, non so come si pronunci, le barrette con le noccioline, nocciole e quant'altro, buone.
sono veramente buone, però ce n'è un'altra tipologia che dopo vi faccio vedere, che è la non plus ultra, però queste comunque sono ottime, quindi prendetele tranquillamente. Sono 4 barrette all'interno con, da 24 grammi l'una, e buone, sono, ci sono dentro noccioline, vediamo un po', arachidi, cioccolato al latte, ovviamente ci troveremo lo zucchero, c'è parecchio zucchero, leggo tanto, tanto zucchero qui in giro, latte zucchero, sciroppo di glucosio zucchero, zucchero caramellato, quindi sono belle carichette di zuccherino, però allo stesso tempo anche insomma di proteine. Poi abbiamo degli antichi maestri grana padano DOP grattugiato 14 mesi, ottimo. Questa tipologia qui di parmigiano, di grana padano, scusate, mi è piaciuta veramente tanto, molto più buono di quello dell'Eurospin. Lo stracchino dell'Amerivio, vi dicevo che la crescenza mi è piaciuta tanto, lo stracchino sì, cioè, però io paragono sempre con l'Eurospin, eh. Questo qui dell'Eurospin è identico, quindi buono, ma niente di wow. Poi idem per i broccoli della Frescona, questi surgelati, anche loro sono buoni, magari qui sono più grandi, quindi tendono a cuocere in più tempo e allo stesso tempo rimangono un po' più al dente rispetto magari a quelle dell'Eurospin, che sono a rosette più piccole e si spappolano più facilmente, però la qualità è identica, sono 750 grammi, buoni anche loro. Il gelatino dell'Italiamo, queste mini coppettine qui da 80 grammi, le trovo super sfiziose e super comode, perché comunque non dovete per forza aprire il barattolone gigante, se avete voglia di un dolce dopo cena, questa è la giusta, diciamo, quantità per non esagerare e comunque siete soddisfare quella voglia che ci viene. E la particolarità di questo, diciamo, prodottino, che comunque è ottimo, soprattutto questo gusto, che è stracciatella di nocciole del Piemonte, poi prodotto IGP, è che sul tappo, ve lo faccio vedere perché in questo non c'è, ho tenuto l'altro di tappo, il tappino ha questo disco qui dentro di cartone che serve a bloccare il mini cucchiaino che troviamo all'interno di ogni mini gelatino, quindi super comodo e super approvato. Wurstel di pollo della Salomeo, mi sono piaciuti veramente tanto, io li ho utilizzati per una ricetta mi sembra, o perché andavo di fretta, adesso non ricordo, comunque sono buoni, li ho lessati invece di farli in padella oppure non so, cotti al microonde, li ho lessati, sono venuti buoni, sono nell'impasto, non ho trovato quei grumi strani che ogni tanto negli Wurstel si trovano. Pancetta, ragazzi, questa è la pancetta dolce a cubetti della Salomeo. Allora, questa la preferisco di gran lunga a quella dell'Eurospin. Mi è piaciuta molto di più perché i cubetti sono carnosi, sono saporiti, cioè sono gustosi ma non sono saporiti, non sono salati. Mi è piaciuta molto di più questa pancetta qui che quella dell'Eurospin. Mi sono tenuta i pezzi forti alla fine, che sono proprio la scoperta del secolo da Lidl, o meglio, uno non è una scoperta del secolo, l'ho sempre acquistato, però non ve ne ho mai fatto, cioè non ve ne ho mai parlato durante magari dei video, e sto parlando di le barrette che vi dicevo prima. Queste sono delle barrette sempre della stessa marca di quelle altre, ma sono eccezionali. Queste a questo gusto, poi noci di acaju e amarene, cioè qualcosa di divino. Dentro poi troviamo, oltre a queste noci, troviamo anche gli anacardi, le mandorle e questi pezzettini di amarene, diciamo essiccate, però poi reidratate, quindi sono anche morbide e croccanti allo stesso tempo. Prodotto ottimo, veramente ottimo anche a livello di ingredienti. Lo zucchero lo troviamo, ma lo troviamo nella frutta essiccata, quindi troviamo, che ne so, i mirtilli rossi disidratati e zuccherati, oppure l'amarena disidratata e zuccherate. Quindi oltre, diciamo, alla percentuale di zucchero nella frutta, il resto non c'è aggiunta di zucchero
eccezionale e il cioccolato all'interno poi è fondente, quindi provatele. Fatemi sapere se già le avete provate e vi piacciono quanto piacciono a me. E poi ragazzi, cioè, questo mi dovete dire nei commenti se lo conoscevate. We Love Coco. Praticamente è uno yogurt vegan, però anziché esserci lo yogurt, cioè la soia, come normalmente siamo abituati a vedere, questo è fatto con il latte di cocco. Questa qui di tipologia ho preso, diciamo, quello naturale, ovvero solo cocco, è veramente buono. Vi leggo gli ingredienti: acqua, latte di cocco, ovvero estratto di noce di cocco e acqua, amido modificato, destrosio, sale e addensante. Quindi il destrosio è la parte quella, diciamo, dolce, però non è eccessivamente dolce. Veramente è un prodotto fantastico, sembra di stare a mangiare lo yogurt al naturale però al cocco. Poi arriva la ghiottoneria che è sempre come quello di prima, però c'è anche l'aggiunta di mango. Questo è più zuccherato perché per fare la parte di mango hanno creato questa purea di zucchero, mango, sciroppo di glucosio, fruttosio, quindi qua troviamo più dolcificanti, però sono due prodotti eccezionali, non ve li fate scappare. E poi arriviamo al burger vegetale della Lidl che ormai conoscete, almeno per chi segue gli svuota la spesa Lidl, sta diventando molto molto famoso e io vi giuro ragazzi che questo hamburger qui ha la consistenza della carne, la succulenza della carne, cioè non è stoppaccioso, non è secco, anzi sembra anche che fa quasi la goccina di sangue perché c'è l'estratto di barbabietola che gli dà, quindi quell'impressione che nel cuocere tira fuori, no, la comune acquetta mista a sangue, invece non è sangue ovviamente, ma proprio la morbidezza di questo hamburger, cioè sembra che vi sia stata mangiata la carne anche a livello di sapore, certo si avvicina tantissimo alla carne, però non è come mangiare un hamburger di carne. Ad esempio Emiliano preferisce più il sapore di questo che il sapore dell'hamburger di carne e lo sto constatando anch'io, cioè anch'io preferisco questi a quelli di carne, quindi comprateli, comprateli, comprateli. Questi erano tutti i miei prodotti terminati Lidl, adesso li vado a smistare nei vari secchi. E almeno così vi ho fatto vedere quello che mi piace, quello che mi piace meno, quello che mi piace di più e quello che non. Di Filippi, dobbiamo aprire il calendario dell'avvento che ieri non l'abbiamo fatto. Ci avete due caselle da aprire, non una ma due. Quella sta a dormire, guarda. Svegliate, mamma, capita, è mozzico. Oggi ci stai, domani ci stai più. E dobbiamo cambiare anche i giorni che mancano a Natale. Quanti giorni mancano a Natale? 4, oggi è 21. 4. Yuhu! Eccolo qua. Sì. Apriamo due caselle. Quindi dobbiamo aprire la casella del giorno 20, che era ieri. Wow! E la casella del giorno 21, eccola qua. Tarà! Abbiamo quelle al salmone, che sono le preferite di Polly, e quest'altre qui, che sono le preferite di Pupi e Polly. Iniziamo prima la maggiore, poi a te. E lei se lo porta nella cuccia e lo vomita sul cuscino, giustamente, vero? Schifosa. Mangia tutti, eh. Sono le 4:30 quasi. Io stavo per uscire per portare a spasso un po' loro e andare a trovare anche mamma. Il problema è che Emiliano, quando è andato via, che è tornato al lavoro, si è portato via sia le chiavi sue che le chiavi mie. Quindi io non posso uscire di casa perché poi non posso rientrare a casa. Quindi niente uscita oggi, aspetteremo che rientra Emi e poi usciranno con il buio purtroppo, però metterò i loro cappottini bellissimi, c'è cioè, Polly che mi guarda in tutte le posizioni strane perché sente uscire cose strane, e purelle, io avevo messo il collare tutto, erano tutte felici, invece poi ho dovuto togliere tutto quanto.
vabbè, più tardi lo faremo, adesso non si può. Noi siamo sul divano, vero Polly? Per orecchia pizzutella? Gnac, 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 gnac. Niente, in realtà la televisione è spenta. Sono in momento silenzio e mi sto guardando i video su YouTube. Ma dai, una cantice carina. Volevo farvi vedere una cosa figa che ho visto su Instagram, che è questa. Infatti vi ho fatto anche una storia in merito su Instagram, che è questa qui. Si dice che solo una persona su 5.000 riesce a piegare il dito indice, rimane far... Scusate, che solo una persona su 5.000 riesce a piegare il dito indice e facendo rimanere però il pollice fermo in questa maniera. Sembrerebbe che io faccio parte di quelle una su 5.000 di persone, ok? Io adesso non ho capito se questa è una cavolata oppure se è vero, cioè, sta storia. Quindi ho chiesto su Instagram di mandarvi, casomai, i video mentre provate a fare questa roba qui, perché se agli altri si muove il pollice, effettivamente la storia è vera. Però a me il pollice non si muove, rimane fermo, immobile. Non sarei comunque stupita della cosa, perché in realtà mi capita spesso di fare cose che gli altri non riescono a fare con il proprio fisico. Sto parlando, ma niente di troppo strano. Tipo... Guardate questa cosa, eh. Lo so che fa abbastanza schifo, però quando la faccio tutti quanti dicono: Oddio, come fai? Non lo so, a me mi viene naturale. Riesco a farlo, basta. Storco la lingua, ad esempio, solo verso destra, verso sinistra non ci riesco. Verso sinistra no, verso destra sì. La giro completamente, però quello che faccio che la piego in tre, so che a pochi riesce, tipo non lo so se uno su 5.000 anche qua. Ma se era vero lo potevo anch'io dare. Volevo mettere paura, ma non ci sono riuscita, mi è venuto da ridere. Che bravo che sei, lavi i piatti al buio per non sprecare Io corrente. sono un bio in tutto e per tutto. Madonna, la qualità comunque allo scuro fa cagà. Cioè, si vede bene, non è completamente buio, però è tutto sgranato. Nulla, fiorellini e fiorelline, anche questo vlogmas finisce qui e mi è sul divano. Saluta Amy. Ciao. Ah. Adesso vado a mettermi il pigiama, mi levo la tuta e mi metto il pigiama. Oggi proprio grandi, grandi outfit. Stendo anche un po' i panni che ho mandato l'ultima lavatrice. E nulla. Mi raccomando, iscriviti se non sei iscritto, attiva la campanellina, lascia il pollicione in su, seguimi su Instagram e buonanotte. Ciao ciao! We wish you a